Dunque, dove eravamo rimasti? Ah già, nello scorso video vi ho raccontato la prima giornata nell'isola di Bali, parlandovi di Ubud, delle risaie di Karawang e della Monkey Forest, esperienze pazzesche che vi invito a seguire, vi lascio la scheda in alto per andare direttamente al video. Oggi invece ci spostiamo da Ubud e lo facciamo per diversi chilometri, per l'esattezza 70, perché abbiamo intenzione di visitare il tempio più antico di tutta Bali, noto con il nome di Tempio Lempuyang, anche se per gli amici di Instagram questo posto è meglio conosciuto come il tempio dove è possibile fare una foto pazzesca con l'acqua sotto i piedi. Ma di questa storia ve ne parlerò bene tra poco. Comunque, pronti via, iniziamo il racconto di questa seconda giornata nell'isola di Bali. Amici, buongiorno e benvenuti in questo secondo giorno nell'isola di Bali. Come vedete ci troviamo in uno dei tempi più iconici, anzi diciamo così più instagrammati che conosciamo, perché infatti ci troviamo al tempio di Lempuyang. Esattamente ci troviamo sotto la porta. Per chi non conosce questo posto, vi dico semplicemente che questa è la foto che si fanno tutti, come vedete la foto con riflesso in uno specchio d'acqua che si trova ai piedi. Purtroppo però tutto questo è artefatto, perché non esiste assolutamente questo specchio d'acqua sotto, ma in realtà, come vedete qua alle mie spalle, c'è tutto quanto un mattonato e anche dell'erba. È stato creato ad arte, ci sono proprio degli specialisti, chiamiamoli così, che ti prendono il telefono, ci mettono uno specchio sotto e ti vanno a creare quell'effetto riflesso. Noi ovviamente non ci teniamo a scattare questa foto perché non rispecchia dei fatti, ma se volessimo farlo, considerate che quando prendete il biglietto vi danno anche un numeretto, è il turno appunto per la vostra foto. Noi siamo arrivati alle 10 ed è tardissimo, infatti c'è stato dato il numero 184, cioè significa che se volessimo fare questa foto dovremmo aspettare almeno le 3 o le 4 di pomeriggio. Comunque diciamo che l'organizzazione qua è molto efficiente, perché a meno che non si arriva la mattina presto, che si può arrivare direttamente con la macchina vicino al tempio. L'alternativa è che quasi a un chilometro di distanza verrà fatto lasciare la macchina, da lì poi c'è una navetta che vi porterà direttamente su, fate il biglietto e potete accedere al tempio. Quindi inizia da Lempuyang questo secondo giorno a Bali. Il nome porta del paradiso di Bali non è casuale. Il Lempuyang è senza dubbio uno dei luoghi più simbolici dell'isola, ma non solo per il discorso foto, perché infatti sto parlando di uno dei tempi più antichi e venerati, tanto da essersi guadagnato l'appellativo Luhur, che significa nobile, glorioso, e solo pochi templi hanno questo titolo. Sì. Siamo usciti da Lempuyang. Vabbè, è un'attrazione turistica e avete visto anche le immagini che è pieno zeppo di turisti, quindi il consiglio che vi posso dare è quello di venire la mattina, sia se volete fare la foto come ve l'ho spiegata, sia perché magari in quel modo con pochissima gente si gode dell'autenticità di questo posto. Noi abbiamo preferito venirci con un po' più di calma, anche perché poi da dove siamo noi dista un paio d'ore e quindi inevitabilmente siamo arrivati un po' più tardi. Comunque adesso ci stiamo rincamminando per andare a prendere la navetta, poi riprenderemo la macchina guidata dal nostro driver Ngura, che per il momento ve lo consiglio, poi chissà come proseguirà la giornata. No, scherzo, è serio, preparatissimo ed è bravissimo. E per tutti i siciliani all'ascolto sa parlare bene l'italiano, perché è stato anche in dialetto, è stato 15 anni in Sicilia, quindi approvato. Andiamo a riprendere la macchina. Eh sì, perché una delle domande che maggiormente mi avete fatto su Instagram è: ma a Bali come mi muovo? Ed ecco allora che arriva il secondo consiglio su come visitare al meglio l'isola. Se vi siete persi il primo, lo trovate nella scheda qui in alto. Dunque, Bali è un'isola molto grande, con una superficie che tocca quasi 6.000 km di estensione, e i punti di maggiore interesse sono dislocati nelle varie zone del territorio. Pertanto, per poter visitare bene tutto, avrete bisogno di un driver, ossia un guidatore di origine balinese, che vi scorazzerà in lungo e largo per l'isola. Tu gli dici dove vuoi andare e lui ti porta. Badate bene però che non è
un taxi, quindi non andrete a pagare la singola corsa, ma bensì il tempo che sarà con voi. Per darvi un'idea, 10 ore di driver vi costeranno 50 euro. Noi ci siamo affidati a Angura, fedelissimo compagno di viaggio, che ci ha fatto anche da guida, raccontandoci aneddoti e storie dell'isola. Parla benissimo italiano perché ha vissuto per tanti anni in Italia ed è un grande esperto di Bali. In descrizione vi lascio i contatti. Se invece siete più per gli spostamenti brevi, allora a quel punto potrete affittare un motorino. Molti resort vi danno la possibilità di affittarlo tramite i loro canali preferenziali. In questo caso avrete bisogno della patente internazionale e fate attenzione perché qui si guida a sinistra. Ultimo consiglio per spostarvi è quello di utilizzare l'app Grab, praticamente l'equivalente di Uber. Ah, dimenticavo, no, non ci sono mezzi pubblici. Ok ragazzi, nel frattempo che vi stavo spiegando per bene come muoversi a Bali, insieme a Angura ci siamo spostati dal tempio di Lempuyang, siamo arrivati al Pura Tirtha Ganga. Siate sinceri, pensavate che vi avrei fatto vedere castelli o templi, e invece no, perché il Tirtha Ganga è altro. Stiamo parlando di un affascinante ricordo dell'antica Bali, che sorge nella parte orientale dell'isola. Ma allora, di cosa sto parlando esattamente? Semplicemente di uno splendido giardino circondato da piscine in pietra. Un giardino ricco di fiori e statue, alcune delle quali rappresentano demoni balinesi. Statue che possono essere viste da vicino grazie alle piastrelle galleggianti, attrazione principale di questo sito, che vi permetteranno di camminare sull'acqua, emulando un famoso personaggio del passato. Il nostro on the road per le strade di Bali continua, soffermandoci ogni tanto in luoghi suggestivi, dal panorama pazzesco, come ad esempio il Mahajiri Restaurant, un locale situato sulla sommità di una collina, dove abbiamo avuto la possibilità di gustarci un ottimo nasi goreng per pranzo, godendoci allo stesso tempo una vista sulle risaie pazzesca. Sono sincero, sarei rimasto in questo posto ore e ore per contemplare tutta la bellezza che Madre Natura ci ha regalato, ma Bali ci chiama e lo fa attraverso le sue meraviglie. Tra tutte queste ce n'è una, la più importante, così importante da prendere il nome di Tempio Madre. Sto parlando del Pura Besakih. In realtà non stiamo parlando di un solo tempio, ma bensì di un insieme di 23 templi correlati tra loro, che nel complesso rendono il Besakih la meta prediletta per le cerimonie principali dell'induismo balinese. Il tempio sorge sulle pendici del vulcano Agung e si sviluppa lungo un'asse verticale che, attraverso una serie di scalinate e terrazzamenti, risale il fianco del vulcano, creando metaforicamente una strada verso l'alto, così da avvicinarsi il più possibile agli dei. Una curiosità è che nel 1917, durante i lavori, ci furono forti terremoti che portarono a crolli in vari punti, mentre nel 1963 l'eruzione del vulcano, che come vedete si trova proprio alle mie spalle, quindi sopra il tempio, non ha provocato alcun tipo di danno, e questo per loro fu un evento straordinario, tanto appunto da definirlo un vero e proprio miracolo. La giornata volge al termine, ma ci resta ancora qualche ora di tiepido sole, e così ne approfittiamo per scendere nelle viscere dell'isola. Circondati dalla natura più selvaggia, siamo pronti a vivere la prima esperienza wild del viaggio, arrivare ai piedi delle cascate Tukad Chepung. E questo perché, e segnatevelo perché arriva il terzo consiglio utile, tra le numerose esperienze da vivere a Bali c'è senza dubbio quella di andare alla ricerca delle sue numerose e suggestive cascate. L'isola è ricca di questi maestosi getti d'acqua che vi lasceranno letteralmente senza fiato.
anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Che dire, spero che vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Io vi ringrazio e spero di vederci al prossimo, perché continuerò a raccontarvi tutte le meraviglie e le emozioni che questa stupenda isola è riuscita a regalarci.